Giuseppe Marinelli, presidente della Proloco di Agnone, 20 anni fa l'Andocciata atterrava a Piazza San Pietro. Da quella data il rito del fuoco dei Sanniti è stato conosciuto in tutto il mondo. Cosa è cambiato da quella data? Sì, quest'anno certamente l'Andocciata assume una significazione tutto particolare per Agnone e per il Molise intero. Festeggiamo un ricordo ancora indelebile ed emozionante. Festeggiamo il 20° anniversario della storica Andocciata offerta al Sommo Pontefice, ora San Giovanni Paolo II, a Roma l'8 dicembre del 96. Un evento che ha proiettò l'immagine del Molise e della nostra comunità a livello internazionale, suscitò l'ammirazione della gente molisana del mondo, emozionò milioni di persone che, è bene ricordarlo, potettero assistere all'evento in Mondovisione in diretta dalla RAI. E da quel momento molto è cambiato. L'Andocciata ha ricevuto nuovi stimoli, nuove motivazioni, si è definitivamente proiettata a livello internazionale, tanto vero che è stata fregiata del titolo di Patrimonio l'Italia per tradizioni ed è stata inserita, si badi, nel top delle 20 manifestazioni più importanti quali ambasciatrici d'Italia nel mondo. E poi come non ricordare in questo crescendo l'Andocciata di Assisi, ancora i francobolli riepilogativi della nostra manifestazione in 3.000 esemplari e poi da ultimo l'Andocciata all'Expo di Milano che ha testimoniato quella forza di comunicazione e direi quasi di attrazione a beneficio dell'immagine di un'intera comunità. Marinelli, fervono i preparativi per l'8 dicembre. Quali le iniziative messe in campo? Sì, a dire il vero stiamo ricevendo tantissime richieste. Si prevedono centinaia di camper, oltre 15 pullman, da tutte le regioni d'Italia. Quindi con il comune stiamo gettando le basi, e diciamo stiamo approntando le misure per un'accoglienza degna a questi migliaia e migliaia di turisti, anche prevedendo degli appuntamenti durante il lungo weekend dall'8 all'11. Ci sarà un concerto del tenore Mazzocchetti, ci sarà ancora, verrà riproposto il musical L'Uomo Semplice, ci saranno cori polifonici, ci saranno mercatini. Tanta carne a cuocere per una manifestazione imponente che viene, insomma, fatta grazie anche alle tante associazioni di volontariato. Sì, soprattutto bisogna ringraziare gli attori principali di questa manifestazione, qui le cinque contrade, i cinque gruppi ed anche i costruttori. E qui tengo a precisare e ci tengo particolarmente a dire che si stanno gettando le basi per creare un'associazione prontocciata, cioè l'Andocciata Patrimonio d'Italia per le tradizioni. Un'associazione che avrà la sua finalità principale di tutelare, valorizzare e conservare questo grosso nostro patrimonio di tradizione popolare nel corso di tutto l'anno. E un dato significativo è che nel Consiglio direttivo saranno e faranno parte principalmente i cinque rappresentanti dei gruppi e dei costruttori. Allora, avvocato, buona indociata. Grazie.